È il Natale dell'anno 800. A Roma, nella Basilica di San Pietro, il Papa celebra la messa, a cui assiste un ospite d'eccezione, Carlo, re dei Franchi, chiamato Magno per le sue grandi imprese. Nel corso della cerimonia, il Papa unge il re Franco con olio santo, gli pone sul capo la corona e lo proclama imperatore. Dalla caduta dell'impero d'Occidente, nessun re barbaro ha mai osato portare questo titolo. L'incoronazione di Carlo Magno fu un evento che segnò profondamente la storia del Medioevo e più in particolare i rapporti tra i due poteri, tra le due autorità simbolo di quest'epoca, il Papa e l'imperatore. Per quale motivo? Innanzitutto perché Carlo Magno vedeva riconosciuta al più alto livello possibile la legittimità del suo potere. Per la prima volta dall'epoca delle invasioni barbariche, un sovrano germanico diventava re non del suo popolo, bensì imperatore dei Romani, un titolo che nessuno aveva riportato in Occidente da quando era stato deposto Romolo Augustolo. L'autorità di Carlo Magno si arricchiva di una chiara valenza religiosa. Era Dio stesso, per tramite del suo rappresentante sulla terra, il Papa, a conferire all'imperatore il suo potere. D'altro canto, la Chiesa, rappresentata da Papa Leone III, legava definitivamente a sé la massima potenza militare e politica sulla scena internazionale, quella dei Franchi. La Chiesa, soprattutto, si sostituiva definitivamente all'imperatore d'Oriente, fino a quel momento l'unico a riconoscere la legittimità dei sovrani germanici insediati negli antichi territori occidentali dell'impero. Per la prima volta veniva meno il principio, già contraddetto dai fatti ma ancora idealmente valido, secondo cui quei territori continuavano ad appartenere ai bizantini in quanto legittimi eredi dei Romani. I sovrani germanici, in sostanza, non erano più i rappresentanti autorizzati del monarca orientale in Occidente, ma erano governatori autonomi che appunto governavano questi territori con l'appoggio fondamentale indispensabile della Chiesa. Da questo momento in poi, per secoli e secoli, l'incoronazione papale fu il tramite attraverso il quale dovettero passare re e imperatori europei per conferire al loro potere il crisma, il sigillo della legittimità.